Qual è il più grosso errore che fanno le donne? Le donne in amore. Un grosso sbaglio che fa sì che molte donne abbiano poi problemi sentimentali affettivi. Molte donne poi si lamentano del fatto che le cose non vanno come loro vorrebbero, che incontrano sempre gli uomini sbagliati, che non c'è mai un uomo giusto, che sono tutti che incontrano solo quelli sbagliati. In realtà non è assolutamente vero, non è assolutamente reale quello che dicono, perché non è che gli uomini sono sbagliati in senso generale, è che le persone, le donne soprattutto, utilizzano un meccanismo che è un meccanismo proiettivo, cioè tendono a proiettare sugli altri le loro esigenze. Quindi il primo grande errore che fanno le donne è quello di pensare, spesso lo fanno anche gli uomini, però in questo caso parliamo delle donne, che se loro amano qualcuno, necessariamente questo qualcuno amerà loro. Cioè confondono l'amore, che loro, il coinvolgimento poi che loro provano per qualcuno con il coinvolgimento che questo qualcuno prova per loro. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale da prendere in considerazione, da tenere in considerazione. Il meccanismo proiettivo è uno dei meccanismi peggiori che le persone possono vivere. Meccanismo peggiore per quale motivo? Perché, cara Malgasciona, se tu pensi che amor che nulla amata, mal perdona, cioè che basta amare per essere riamati, ovviamente questo non accadrà. Chi ti ama lo dimostra, non è che basta che tu lo ami. Questo è un grave errore che fanno le donne. Gli altri gravi errori che fanno è che sembra che facciano un concorso a livello nazionale, per cui tutti i bravi ragazzi, magari che abitano sotto casa, che sarebbero disponibili a creare una famiglia con loro, li scartano, mentre vanno a innamorarsi del bastardo selezionato, quello che è magari un libertino. Oggi poi vanno di moda molto i toy boy, e molte donne se ne prendono delle facciate per i toy boy, e questo spiace per loro. Oppure uomini sposati. Allora, queste sono tre categorie: libertini, playboy, libertini, toy boy e uomini sposati, che attirano molto le donne proprio perché gli danno delle emozioni negative. E bisogna tenere presente il fatto che le emozioni negative sono emozioni che possono piacere tanto quanto le positive, perché noi abbiamo una sfera emotiva che non distingue il bene dal male, che non distingue il piacere dalla sofferenza. Possiamo innamorarci di chi ci fa mangiare merda, piuttosto che farci mangiare risotto, perché la merda e il risotto per la parte emotiva sono esattamente la stessa cosa. Cioè, per la parte emotiva andare a un matrimonio o andare a un funerale è esattamente la stessa. Anzi, probabilmente la parte emotiva preferisce prediligere il funerale al matrimonio, perché dà delle emozioni più forti. E quindi cosa significa questo? Significa che molte donne mangiano merda e pensano di mangiare il risotto, ad esempio. Pensano che un uomo un giorno li amerà. Allora, i tre uomini sbagliati sono il toy boy, che oggi va molto di moda, il libertino e l'uomo impegnato, sposato, fidanzato, accoppiato, eccetera, eccetera. Il toy boy perché è sbagliato? Perché un uomo che è più giovane di te, magari di 10 anni, adesso un conto è se è più giovane di un anno, due, eccetera, ma se è più giovane di 10 anni, 15 anni, non puoi pretendere, se tu hai 40 anni, che un uomo di 30 voglia mettere su famiglia con te, perché un uomo di 30 ha ancora i denti da latte, diciamo così, no? Ha una concezione del tempo, ma questo è dettato dalla fisiologia. Una donna di 40 anni è giunta al limite, ad esempio, della procreazione. Beh, teniamo presente che già dopo i 35 anni una donna che resta incinta viene considerata una madre attempata. Quindi
Quindi, dal punto di vista biologico, fisiologico, dopo i 35 anni sei attempata. A 40 anni è già molto più difficile rimanere incinta, che la gravidanza vada a termine. Dopo i 40 diventa tutto pesante, per fare un esempio, no? O magari ai 50, quando non hai più nessuna possibilità. Ma e quindi un uomo, magari, ecco, ad esempio, anche una donna di 50, magari con figlio, non figli, con un uomo di 40 o 35 senza figli, questo certo potrà starci un po' con lei, ma soprattutto a scopo appunto ad avere rapporti sessuali a basso impatto energetico, cioè senza impegnarsi più di tanto. E tra l'altro qua c'è un errore che commette sia il toy boy che la malgasciona, diciamo. Perché il toy boy magari di 30 anni pensa che una donna di 40 o 50 voglia solo sesso, mentre invece no, queste si innamorano. L'errore del toy boy è che queste qua si innamorano. E il toy boy invece normalmente vuole sfruttare, diciamo, l'accesso, perché dice, il toy boy dice, una donna di 30 anni come me, una coetanea, magari vuol mettere su famiglia, perché a 30 anni le donne vogliono mettere su famiglia, e quindi mi rivolgo a una di 40, mi rivolgo a una di 50, perché almeno non mi rompe i maroni, no? E invece non è così, questa ti romperà i maroni anche a 50 anni, anche a 60 anni, queste tendono a innamorarsi. E quindi se tu vuoi mettere su famiglia, lascia perdere il toy boy. Un altro errore che poi fanno le malgascione è quello del libertino. Il libertino è quello che a 40 anni è di onorato libertinaggio alle spalle. Prendere un libertino e sperare che diventi fedele è impossibile, non diventerà mai fedele, non sarà mai disponibile per te. Questo devi tenerlo presente anche. E il terzo punto, quindi se hai a che fare con uno che tendenzialmente è libertino, mettiti il cuore in pace, sempre libertino resterà e mai vorrà mettere su famiglia. Quindi guarda un po' la sua storia, se questo non si è mai sposato, se questo c'ha 50 anni e non si è mai sposato, vuoi che si vada a sposare con te, ma non ci pensa proprio. E poi l'uomo sposato, questa è la cosa più demente che fanno molte donne, si innamorano di un uomo sposato, molte donne che vogliono mettere su famiglia. L'uomo sposato rappresenta la trasgressione, certo ci saranno anche quelli sposati che lasciano la moglie, ma sono una piccola percentuale, veramente una piccolissima percentuale. Queste sono le tre tipologie di maschi che devi scartare se vuoi mettere su famiglia, oppure te li tieni ma non rompi i coglioni, questo è. Intanto vatti a vedere tutti i miei video su YouTube, perché ti daranno la possibilità di capire meglio. Iscriviti a tutti i miei canali YouTube, tanto anche se sei senza soldi, l'iscrizione è gratuita, quindi puoi iscriverti gratuitamente. Bene, bene. Detto questo, do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutte care malgascione.